Un bicchiere d'acqua? Temo che sarà lunga. Grazie. È lei che lavorava in coppia con Mulder? Sì. Qui dentro si respira un'aria inquisitoria, non crede? Perché è stato convocato? Io l'ho conosciuto ai tempi dell'Accademia. Sono a caccia di informazioni per ricostruire il profilo caratteriale. Mica lavorava qui da ieri, c'è poco da ricostruire, mi pare. Vogliono scavare più a fondo. La conoscenza è scarsa fra colleghi, anche se si lavora a stretto contatto. Parlo della vita privata. Abitudini e consuetudini, amici e amanti. Il nostro tempo libero di solito è avvolto nel mistero. Per quanto mi riguarda, lo conosco un po' come tutti. Certo, mi rendo conto. Non do mai troppo credito ai pettegolezzi, però... Quali pettegolezzi, scusi? Voci che girano. Insomma, dicono che Mulder non si è mai fidato di lei fino in fondo, che la trovava troppo ambiziosa. E questa da dove sarebbe uscita? Beh, l'ha confidato ad alcune colleghe più di una volta. Credevo che lei ne fosse al corrente. No. E in tempi recenti? Non so, sono voci di corridoio. Che fine ha fatto, secondo lei? Parlo di Mulder. Ce l'avrà una teoria? Vuole sapere la mia teoria? La mia teoria è che lei non l'ha incontrato neanche di sfuggita. Ho indovinato o no? John Doggett. Il referente della task force istituita da Kersh. E il minimo che poteva fare è qualificarsi. Ero giusto sul punto, mi creda. Lietissima, agente Doggett.